dialetto forse più beneventano, ma comunque napoletano, la strega viene chiamata Janara. E abbiamo deciso di partire da quel nome, però tagliarlo, un po' cambiarlo, mettere l'accento, mettere una O iniziale, che è un po' anche il processo che noi facciamo con la nostra musica, con l'elettronica, con registrazione di suoni, di melodie, che poi processiamo e riprocessiamo. Sono diversi modi in cui i brani possono prendere forma. Uno dei modi è dalla completa improvvisazione ed è una cosa che abbiamo usato molto nel disco, nelle images, che non so se useremo allo stesso modo nel secondo, quindi prendere delle improvvisazioni registrate e da lì estrapolare delle parti che poi vengono rimontate o su cui vengono anche scritti dei temi e dei testi, eccetera. Oppure una maniera più classica, che è quella della scrittura su spartito. Nel disco ci sono un paio di brani scritti, forse anche di più, due o tre scritti in questo modo. Oppure diciamo alla maniera elettronica, quindi si lavora mandandosi materiale, ognuno aggiunge un pezzo, poi si lavorano quindi a fasi e a strati insieme o da sole le cose, e poi alla fine si fa tutto un lavoro unico. Ludovica nasce musicalmente dal jazz, io invece dalla musica classica e poi dall'improvvisazione. Insieme abbiamo passato insomma molti anni nell'ambito dell'improvvisazione, ma tutto questo si è legato molto bene a quelle che invece sono le nostre anche un po' radici, e questo amore per la melodia, no? Entrambe abbiamo questo amore per la melodia e tutte queste cose molto diverse si sono poi tutte quante intrecciate insieme e hanno formato questa sorta di ibrido che viaggia tra l'elettronica, l'acustica, la canzone, l'improvvisazione più radicale. Quindi quando ci chiedono in realtà il genere, no, non ci siamo, non ce lo dovete chiedere, basta.